Garram, terzo e ultimo boss di Shadow of the Mine. Questo è il boss più bastardo che ci sia in assoluto. Questo boss in sostanza cos'è che fa? Spawna dei cerchi di fuoco, sono delle specie delle bombe. Ovviamente non bisogna salirci sopra. Poi in più fa una specie di nebbiolina, così le butta un po' a random nella mappa. E a un certo punto compare la scritta in giallo Hide yourself, insomma, nella nebbia. Quindi bisogna nascondersi lì dentro, perché se non ti nascondi in tempo muori. Ho ancora l'illustro mentre lo facciamo. In teoria qui tutti dovremmo metterci nello stesso punto, ma sta cosa non viene compresa e tutti fanno quello che cazzo che vogliono. Oh, vedi tu se me lo fanno aggrare, ah, sto cazzo di boss. Poi questo boss a un certo punto vi spintona anche, e quindi quando spintona dovete stare attenti. Ecco, ora compare sta scritta, dove compare sta scritta compare un'altra e dice Hide yourself in the smoke. Ecco, vedete, non è successo niente, siamo tutti vivi e vegeti perché siamo entrati nella nebbia. Io non riesco a tenere l'aggro qui perché sparano, killano come pazzi. Però insomma sembra che lo facciamo il boss, perché comunque c'è il DPS, non credete che lo stiamo facendo perché lo stiamo seguendo nel modo esatto, lo stiamo facendo perché io sono morto, no? Per pochissimo. Non sono morto per pochissimo. Ecco, ora lui dovrebbe buttare. Ah no, di nuovo. Mi sono salvato nuovamente a culo. No. Ecco. Perché sono idioti? Perché? Guardate, guardate quello che c'è qui. Guardate quello che c'è qui. Hanno fatto fare una fila di fuoco. Una fila di fuoco davanti alle nebbie hanno fatto fare. Cioè, rendetevi conto che nabbi di merda. Ecco, ora bisogna nascondersi di nuovo. E poi subito uscire fuori dalla nebbia perché lui fa quel salto, credi. Ecco, ora a questo punto lui dovrebbe farci buttarci tutti in aria. Ecco, push you away. Boom, e tipo, stare attenti a non finire dietro. Ora compare sta scritta. Vabbè, niente, l'abbiamo ammazzato, non c'è stato bisogno. Hunter del protetto. Vabbè, me ne è uscita una roba nuova, ma.